Niente, dice il grande Mario Biondi insieme a Karima. Che bello sto brano. È proprio sanremese. È un piacevole brano, sì. Pop di tanto in tanto si fa sentire. Insomma, parliamo già di 10 anni fa, 2009-2010, quindi parliamo di una decade fa, sembrava ieri. Va bene, 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 bene. Prima che lo dimentico, saluto l'amico Lello. Ciao Lello, che ci sta a guardare e sta sorridendo. Mi ha mandato un faccione sorridendo. Ciao Lello. Ciao Lello. Avevo letto Gello. È scritto cello qui, è scritto una cosa strana. Sì. Va bene, va bene. Allora, dobbiamo correre? Dobbiamo correre perché sono le 11.46, abbiamo gli ultimi due pezzi e poi dobbiamo correre al risotto. Vabbè, allora andiamo subito con un po' di sprint, visto che ho capito che sei una schiappa a giocare ai racchettoni. No, è tu e Gabriele avete fatto mezz'ora un passaggio solo e poi sono andate in riva al mare. Però c'è qualche avviso da fare da parte... Ecco, quella continua a starnutire. Ma cos'ha? Veramente... Sono allergica. Ah, allergica a te, Big. Me ne devo andare, ho capito, me ne devo andare. Dobbiamo cercare un altro speaker. Ci sta sconquassando, sta espettorando ovunque. Mi sto bagnando, mi ha bagnato i calzini. Non ero io, il cane che c'hai sotto, no, Big. Il cane dorme, lo hai avvelenato con i tuoi starnuti. Va bene, c'è qualche avviso da parte della direzione. Sentiamo un po', l'avviso è importante. Allora, non ho capito chi. No, il ragioniere Esculapio Barretti è uno che viene tutti gli anni qui, vero Gabriele? C'ha l'ombrellone, si fissa. Non c'è un ombrellone, c'è un tendone da fiera. Esculapio. Il dottore e il diminutivo quale sarebbe? Esculapino. No, il problema è che il dottor Sbarretti è piuttosto pesante, circa 2 quintali. Sì. Rimane qui durante la stagione invernale per non... No, fa la boa, no. Non lo diciamo perché ci sta ascoltando. Dottore Sculapio, buongiorno. I nostri rispetti. Allora, in realtà si è allontanato e qualcuno l'ha preso per un'isola. Dico, dottor Barretti, deve venire più qua anche perché il mare è mosso, quindi è importante che sia più vicino. Il mare è mosso perché c'era il dottor Sculapio in... Faceva onde, non dice così. Essere cattivo, dottor Big. Barretti, che è tra l'altro il nostro sponsor, quindi... Il nostro omaggio, il nostro magrissimo dottor Barretti. Va bene, dopo aver salutato Barretti che è tornato sano e salvo. Informissima, arriva. Informissima, sì. Sì, sì. Ti crescerà il naso come Pinocchio. Già va bene, va bene, vogliamo andare avanti con andiamo la musica. Andiamo avanti con un brano che ci parla di The Train. La canzone è bellissima, ci ha fatto ballare. Hey, Soul! Sister! Che fai? Me fai il verso? Oh yeah! Hey, ok! Hey, Your lipstick stain on the front lobe of my left side brains. I knew I wouldn't forget you, and so I went and let you blow my mind. Your sweet moonbeam,
fanno. Abbiamo Big fatto, respira, Big abbiamo respira. Fatto un match e Gabriel, uno non la prendeva, un altro non la coglieva, diceva che vogliamo dire bello. Che non è colpa tua, cioè tu sei in splendida forma. Sì, ovviamente è la, il 16 noni del tablet che allarga. Ah, stai ipotizzando che sia grasso? Me lo hai chiesto e ho detto di no, e il motivo è quello. Gabriel, la voce della verità, sono grasso? Sì. Ops. Non ti saluto più neanche a te, siamo in due, va bene, va bene. Intanto siamo arrivati agli sgoccioli di questa mattinata un po' plumbea, un po' piena di nuvole che minacciose vorrebbero scaricare la loro pioggia, ma non lo faranno fino a che noi non ce ne andiamo a casetta, vero? Dici niente? Io mi sto divertendo perché la musica è fantastica stamattina, Big. Ti piace? Mi piace assai. È il nostro fonico. La nostra regia che ci propina delle belle cose. Sì, e adesso dove siamo arrivati? Siamo arrivati in terra nostrana. Siamo di nuovo a casa. Questa è una canzone, conoscete tutti Emma, no? Emma, tra l'altro, sì, sta bene, ha passato un brutto periodo. Infatti facciamo gli auguri io ad Emma. Io con i cantanti di Amici, le sorelle di Maria, i parenti di Giovanni, non tanto vado d'accordo. Condivisa questa cosa, però c'è qualche eccezione. Devo dire la verità, avete visto Mengoni, Mengoni pure faceva questa cosa. Ma Mengoni mi sa che stava X-Factor. Ah, X-Factor. Però sì. Emma, per esempio, sta maturando molto. Ha tirato fuori una canzone nel 2011, quasi 10 anni fa. Com'è? Quando sei nato tu, beato te, il giorno dopo sono nato anch'io. Una canzone molto bella che è Sarò Libera, che è una canzone un po' che parla di questi amori, di queste cose molto belle. Lei parla di quel primo amore in un'automobile, insomma, ma molto poetica e con una stupenda interpretazione. Io vi volevo consigliarvi, sì, di vedere il video di Emma che canta questa canzone, senza grandi preamboli, eccetera. C'è lei che canta, è una quasi una miss teatrale, veramente brava, devo dire la verità. Mi sono ricreduto su Emma, almeno per qualcosa. Chapeau. Sentite questa canzone quanto è dolce, bella e gradevole. Emma, sarò libera. Mentre scendono lacrime e sento freddo senza averti qui. E poi mi sento un po' strana e mi trema la mano. Mi manca l'aria se tu non sei qui. E pensandoci bene, sai, questa canzone mi parla di te. E come emozione mi stringe le vene e ferma il sangue, sai perché? Era bello mentre i nostri occhi piano si seguivano, quasi intimiditi dallo specchio che temevano. Era dolce il modo in cui piangevi quella sera. Ti avrei stretto forte forte e sai che non si poteva. E sarò libera di poterti dire sarà sempre amore magico. Sarà poter volare senza mai cadere, prenderti per mano e convincerti a soffrire, perché ogni cosa bella ti fa sempre stare male. E poi baciarti ogni notte proprio come le zanzare, e cercare le tue mani sempre quando nasce il sole, e dimostrarti che per niente al mondo ti farei soffrire, perché tu sei cosa bella e non meriti del male. Ed è bello che ora i nostri occhi sembra che si cercano, non han più paura dello specchio che temevano. Eri dolce la prima sera in macchina al parcheggio, io t'ho stretto forte forte ed è lì che si poteva. E sarò libera di poterti dire sarà sempre amore magico. Sarà poter volare senza mai cadere, prenderti per mano e convincerti a soffrire, perché ogni cosa bella ti fa sempre stare male. Puoi baciarti ogni notte proprio come le zanzare, e cercare le tue mani sempre quando nasce il sole, e dimostrarti che per niente al mondo ti farei soffrire, perché sei cosa bella e non meriti del male. Ogni notte proprio come le zanzare, e cercare le tue mani sempre quando nasce il sole, e dimostrarti che per niente al mondo ti farei soffrire, perché sei cosa bella e non meriti del male.
Ed è bello che ora i nostri occhi quasi si somigliano. Non ho più paura dello specchio che vedevano. Eri dolce mentre mi baciavi ieri sera. Io ti tengo stretto forte, lo farò una vita intera. Insomma, insomma, avete sentito la Emma come brava? Big. Come brava la Emma? Big, sei romantico. Riesco anche ad essere romantico, non ci credeva nessuno. Però mi hai fatto proprio sciogliere. È squagliato come un gelato. Sì, sono un gelato, ti sei squagliato. Sì, lo sai, ti devo dare una brutta notizia. Qual è, Big? Qual è? Che siamo in chiusura. No! Ce ne andiamo, ragazzi, col cuore cosparso di tristezze, grondante di lacrime. Dobbiamo lasciarci anche oggi, Madonna. Come ma non tragico. Vi libererete di noi, perché no. Torniamo non domani, ma dopodomani. Dopodomani siamo giovedì, giovedì. Giovedì. Giovedì gnocchi. Gnocchi, bene. I gnocchi. Sì, giovedì. Altra scaletta, altri argomenti. Altra musica. Serietà altra mai? Senso. Mai, no, mai. Assolutamente. Se volete cose serie, cambiate stazione, andate a Barcatura. Barcatura dove fanno il cocco. Coltivano il cocco. Intanto cominciamo a salutare lo staff del bagno San Marco qui. Grazie a tutti voi. Fra un po' andiamo a mangiare il riso e poi la caprese con Gabriel, con Edi, con Camilla e con tutti quelli che vorranno seguirci. Sentite l'intro. Ok ragazzi, dobbiamo lasciarci, allora l'appuntamento, intanto restate sulla nostra radio che fa tanta buona musica, 24 hours a day, 24 ore al giorno ragazzi, mi è venuto il ballo di San Vito guardando Edi. io non so fermo mai Big. Sembra quelli che vanno in discoteca e non vanno mai a tempo, l'hai visti? Souvenir. Ci mettiamo a cantare, la società dei magnaccioni, vabbè. Grazie Edi, è stato bello stare con te. Grazie, sì, Gabriel, anche per me è stato bello stare con me stessa. Noi vi diamo è intimista la ragazza. Ha bisogno di uno psicologo che deve anche due. Vi diamo appuntamento a giovedì, vi diamo un abbraccio. In bagno. Ma perché fai così? Mi fai venire la voglia di andare in bagno. Se lei stringe le gambe, balla così. Se vedete qua sotto, voi sotto la telecamera, fa così. Madonna, me scappa. Il cane, occhio al cane. Bene ragazzi, dateci un click, mettete un click, un mi piace sulla nostra pagina. Ma ce l'abbiamo una pagina, Big? Ancora ce l'abbiamo, però non la pubblicizza la pagina, che brava. Mi disse a Edi, vai, facciamo sta pagina, non ti preoccupare, la faremo, io. Big. La faremo un giorno, nel 2046 ci diciamo. Va bene, intanto grazie ancora a tutti voi, restate sintonizzati, si diceva così una volta. Intanto mi chiamo un numero 02 da Bergamo, non so chi sia. Grazie ancora a tutti voi per essere stati i compatti e numerosi qui. E cos'altro dire? Aggiungi qualcosa? E buon risotto a tutti. E poi l'ultima cosa, la mia cosa la vi dico sempre: se la musica vi fa sognare, Edi e Big Wave vi aiutano a farlo meglio. Ma ciao!